All'ex Ilva ha avviato lo spegnimento dell'alto forno numero 2, mentre il governo studia un piano alternativo, si prepara il ricorso al Tribunale del Riesame e si punta al rinvio dell'udienza prevista per venerdì a Milano per il ricorso contro la rescissione del contratto di affitto. La manifestazione della settimana scorsa a Roma è stata l'occasione per mettere in evidenza anche temi più generali. Non si deve più considerare il lavoro solo come una merce, ha detto il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, rivolgendosi al governo e alle imprese. L'Europa della siderurgia verso il Green Deal, la Commissione europea ha definito le linee guida che piacciono anche ai produttori, i quali però chiedono che ora i decisori politici difendano le imprese continentali dagli attacchi che provengono dai paesi le cui regole sono meno rigide. Le buone notizie che provengono dalle analisi sui prezzi di filiera sono in numero superiore rispetto a quelle negative. L'ultima parte dell'anno, insomma, sembra far presagire che il 2020 possa davvero essere quello del tanto atteso risveglio. Benvenuti al Siderweb TG, che si apre nuovamente con le notizie che riguardano l'ex Ilva. Sono dunque iniziate le procedure di spegnimento per l'alto forno numero 2, ma anche altre sono le notizie importanti. Il punto della situazione ce lo fa il nostro Gianmario Leone. Nella giornata di sabato, il custode giudiziario dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, Barbara Valenzano, si è recato in fabbrica per avere un colloquio, un incontro con i vertici di ArcelorMittal e la struttura commissariale di Ilva in amministrazione straordinaria per avviare le pratiche di spegnimento dell'alto forno 2, dopo che il giudice monocratico del Tribunale di Taranto, Francesco Maccagnano, prima in settimana ha rigettato la richiesta di proroga dei lavori da effettuare su AFO 2 avanzata dai legali dei commissari straordinari e poi nella giornata di venerdì ha dato mandato al custode giudiziario Barbara Valenzano dal 14 dicembre di rendere operativa ogni attività che portasse allo spegnimento dell'alto forno 2 e che quindi, impedendo che ogni attività contraria a questa sua ordinanza venisse impiegata. Molto probabilmente le operazioni di spegnimento che erano già iniziate la scorsa estate porteranno via un periodo di 4 settimane. I tecnici dello stabilimento hanno valutato nel 17 gennaio il termine entro il quale AFO 2 verrebbe definitivamente spento. A questo punto la struttura commissariale starebbe studiando un nuovo ricorso a riesame per chiedere la nuova facoltà d'uso e quindi la possibilità di effettuare i lavori che i commissari insieme alla Paul Wurth hanno stimato in una tempistica di 14 mesi. Questo ricorso molto probabilmente sarà presentato entro il 17 dicembre per evitare che passi troppo tempo affinché il riesame possa esprimersi, il che dovrebbe avvenire entro il 30 dicembre, visto che ci sono già delle udienze calendarizzate. Nel frattempo i sindacati metalmeccanici sono usciti dopo l'incontro di giovedì a Roma con il governo alquanto delusi dal contropiano industriale che starebbe mettendo a punto il Premier Conte insieme al MISE, al MEF, al Ministero del Lavoro e al Ministro per il Sud, in quanto al momento non ci sono ancora cifre certe, non c'è un piano preciso, si parla ancora di esuberi e quindi i sindacati ribadiscono al governo che loro non accetteranno nessun esubero e vogliono ripartire dall'accordo del 6 settembre del 2018. Infine si attende anche di capire cosa accadrà il prossimo 20 dicembre, quando in programma l'udienza presso il Tribunale Civile di Milano, dove le parti in causa, ovvero la struttura commissariale e ArcelorMittal Italia, potrebbero chiedere una nuova proroga, quindi di spostare nuovamente l'udienza a gennaio, qualora la trattativa in corso per il futuro dello stabilimento di Taranto tra il governo e ArcelorMittal Italia dovesse andare in porto e giungere a una conclusione positiva. Gianmario Leone, Taranto. E a Roma, nel corso della manifestazione per l'Ilva, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini ha lanciato un appello più generale dedicato al governo e alle aziende. Sentiamo. Questa è una piazza che parla al paese, che dice che per ricostruire questo paese bisogna ripartire dal lavoro, bisogna ripartire dalle persone, dai diritti. E credo che il messaggio che deve arrivare sia al governo che alle imprese è che basta con la logica dei licenziamenti, basta con la logica di considerare il lavoro una merce,
bisogna rimettere al centro la qualità del lavoro e un diverso modello di sviluppo. Noi ci aspettiamo dei risultati concreti, abbiamo degli incontri, noi vogliamo che oltre alla legge di stabilità sia necessario riformare le pensioni, sia necessaria una vera lotta all'evasione fiscale per recuperare i soldi e ridurre le tasse al lavoro dipendente e ai pensionati. Basta con la precarietà nel lavoro, diritti uguali per tutti a prescindere dal rapporto di lavoro e soprattutto un rilancio vero degli investimenti, sia pubblici che privati. Quindi ci aspettiamo delle cose molto concrete perché è il momento di risolvere i problemi, non c'è più tempo da perdere né da aspettare. La Commissione europea ha lanciato il manifesto del Green Deal anche per la siderurgia. I produttori applaudono ma chiedono anche garanzie. Vediamo. L'obiettivo è ambizioso e certamente condivisibile. Il documento con il quale la Commissione europea ha lanciato ufficialmente lo European Green Deal contiene le linee guida per affrontare le sfide climatiche e ambientali che, vi si legge, è compito principale di questa generazione. Si tratta, ha spiegato la Commissione, di una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione Europea in una società in cui non vi siano emissioni di gas a effetto serra nel 2050 e in cui la crescita economica sia disaccoppiata dall'uso delle risorse. Nello specifico del settore siderurgico, la Commissione dice che sosterrà le tecnologie innovative per la produzione di acciaio pulito, che porteranno a un processo di produzione a zero emissioni di carbonio entro il 2030. Eurofer, l'associazione continentale delle imprese di settore, ha già espresso parere favorevole, chiarendo però che l'auspicio è che i responsabili politici prendano seriamente la necessità di passare a un futuro a emissioni zero con l'industria piuttosto che senza di essa e soprattutto che sia valutato come l'acciaio verde possa competere con le importazioni a basso costo e con prodotti che hanno un'impronta ambientale significativamente più elevata rispetto all'acciaio prodotto nell'Unione Europea. Sul tema è intervenuta anche ArcelorMittal, che dopo aver lodato l'azione di Ursula von der Leyen e del suo team ha chiarito che essere carbon neutral entro il 2050 è una grande sfida, ma con il giusto quadro politico che consentirà ai produttori siderurgici europei di rimanere competitivi, realizzabile. A patto che si riconosca che ogni paese deve fare la propria parte e impedendo che la produzione di acciaio si trasferisca in paesi in cui la legislazione sulle emissioni è meno rigorosa. E la parte finale dell'anno sta registrando un incoraggiante risveglio dei prezzi della siderurgia. Ecco un aggiornamento degli ultimi dati. L'analisi mensile dei prezzi nazionali di filiera, come sempre messa a punto da Achille Fornasini, ha evidenziato la reazione dei coil a caldo e di come il nuovo movimento ascendente appaia destinato a proseguire. Buone notizie anche dalle lamiere, sia nere che zincate, che interrompono la fase ampia ribassista riportando in alto le quotazioni. Le curve tecniche profilano il proseguimento della fase rialzista corrente. Anche le lamiere da treno hanno fatto registrare la reazione prevista e la nuova dinamica ha alleggerito il precedente eccesso ribassista sostenendo le quotazioni. In netta risalita anche il rottame, che con un rapido movimento reattivo ha condotto i prezzi a un buon recupero rispetto ai movimenti ribassisti iniziati nel secondo trimestre dello scorso anno. L'analisi delle curve tecniche, pur prospettando il proseguimento della fase ascendente, lascia presagire temporanee correzioni in grado di rallentare la risalita dei prezzi. Questa tendenza influenza anche quella del tondo per cemento armato, per il quale prosegue la reazione avviatasi il mese scorso e che, seppur in rallentamento, resta in fase ascendente. Meno brillanti i laminati mercantili e le travi, le cui quotazioni hanno espresso una blanda reazione. La persistenza di una situazione di esasperato ipervenduto, colta dagli indicatori tecnici, lascia intuire l'arresto dell'ampia flessione e l'avvio di una fase rialzista. Prosegue invece il calo delle lamiere a freddo in acciaio inossidabile, sia per la 304 che per la 316, le curve tecniche prefigurano la continuazione verso i minimi estivi. L'edizione di quest'oggi termina qui, l'appuntamento è come sempre per lunedì prossimo, arrivederci a tutti.